Ci sono tesori nascosti in bella vista, così in bella vista che ogni giorno potremmo anche passarci accanto senza rendercene conto. Ed è così che inizia il nostro viaggio attraverso questa magnifica villa dell'Ottocento, purtroppo abbandonata. Prima di iniziare, mi raccomando, lasciate un like, scrivete un commento qua sotto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle uscite dei nostri nuovi video. Inizierei subito col dire che questa villa è qualcosa di veramente impressionante, ragazzi. Siamo completamente immersi nel verde, tanto è vero che la villa è solo una piccolissima parte di tutta la proprietà. Infatti c'è un giardino veramente, veramente sterminato. Potremmo tranquillamente definirlo un parco vero e proprio, circondato ovviamente da mura, e tutto questo in un contesto privato. Per entrare, infatti, dobbiamo prima di tutto attraversare un cancello che viene lasciato ormai accostato da anni. Accanto a questo cancello c'è una torretta, un piccolo edificio, credo che fosse dedicato al custode, una sorta di usciere ai tempi. E da qua inizia questo sentiero lunghissimo, vi assicuro veramente lungo, per giungere poi effettivamente all'edificio principale, che è la villa. La villa porta ancora oggi i segni delle due grandi guerre. A ricordo dell'ultima è ancora visibile la lapide all'esterno. Negli anni 70 venne addirittura sottoposta ad un intervento molto radicale di restauro. Come entriamo all'interno ci rendiamo subito conto che tutto ciò che stiamo guardando non è così segnato dal tempo come ci saremmo aspettati. Infatti, negli anni 70 gli affreschi e gli stucchi furono tutti restaurati completamente, di conseguenza ancora oggi sono molto ben conservati. Osservando da vicino alcuni piccoli dettagli si capisce che un'ala intera è stata aggiunta precedentemente e che fa da passavia dal lato del parco che dà sul fiume rispetto a quello che dà sulla facciata del palazzo stesso. Le ampie vetrate, la luminosità di tutta la struttura ci ha lasciato veramente, veramente stupiti. Ancora oggi, come dicevamo prima, è ben conservata. Ci sono ovviamente i segni del tempo, non è come se non fosse mai successo niente, eppure sembrerebbe quasi un luogo dove si potrebbe tornare a vivere domani senza avere neanche troppi problemi. Da quello che sappiamo ci sono state delle proposte di progetto per rimettere a nuovo tutta la villa e tutta la proprietà. Non si ha ancora nessuna conferma ufficiale della cosa. Il comune sembra volersene prendere carico, ma non c'è nessun via a nessun lavoro in particolare. Il comune principalmente si occupa di tenere la struttura sicura, quindi in caso di cedimenti importanti, strutturali, viene poi successivamente messa in sicurezza la villa. Si occupa di controllare che ovviamente le piante non prendano un sopravvento, soprattutto nelle aree di cinta, quindi vicino alle mura. Regolarmente c'è lo sfalcio di tutta l'area erbosa, di tutta l'area verde. E soprattutto il muro di cinta viene costantemente monitorato per essere tenuto completamente in sicurezza. Non sarà sicuramente quello che si merita una costruzione simile, un'abitazione simile. Però, già che il comune non la ignora, è un grande passo avanti. Abbiamo visto ville ben più grosse, ville ben più imponenti, con all'interno addirittura affreschi anche più importanti, lasciate a se stesse. Vedere che in questo caso comunque c'è dell'interesse da parte degli enti e dei comuni ci fa veramente piacere. Per una volta potremo sperare veramente di rivedere un edificio di questa importanza e imponenza tornare alla luce, magari non domani, ma dopodomani potrebbe cambiare assolutamente qualcosa. Per il resto, la villa trasmette emozioni veramente uniche. Quello che troviamo all'interno è magnifico. Ci sono ancora mobili, ci sono ancora libri, ci sono statue, sculture, c'è affreschi, tantissime cose che ci riconducono alla vita quotidiana di chi abitava questi ambienti.
Ed è così che anche oggi arriviamo alla fine del nostro video con questo breve approfondimento, con questo breve sguardo agli interessi verso questo luogo veramente magico. Ragazzi, vi invito come sempre ad iscrivervi al canale, lasciare un like, un commento qua sotto e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui nostri prossimi video. Ovviamente trovate l'esplorazione integrale, basta andare sul canale e controllare il video precedente. Noi ci vediamo nel prossimo episodio, sempre qua su Urbex MJ, e quindi ciao a tutti.